Senti, io non lo so se ridere o preoccuparmi perché mi mandi questi messaggi. Te lo faccio o non lo faccio? No, non te lo faccio. Vabbè che noi artisti abbiamo delle rotelline in più che funzionano veramente a mitraglietta. Va? Vabbè, grazie perché sei troppo forte. Ah sì, ho notato, ce l'hai proprio con questa partenza per organo. Vorrà dire che cambierò il titolo. Partenza da organon, perché si parte di lì per una nuova vita. Però c'è qualche cosa di misterioso, di freudiano, direi, perché lei ha tanta voglia di partire. E questo posto dove ci sono questi maschioni belli, eccitanti, eccitatosi, capisco che la invoglia a partire per Organon. Invece è da Organon. Grazie, carissima, grazie. Da mezz'ora che cerco di capire sto testo, dicevo, ma che cavolo ha scritto? Ma che cosa dice? Si sarà sbagliata, ma non è possibile, cioè come fa? Ma no! Invece erano due, praticamente i personaggi erano diversi, non l'avevo capito, ma perché ero un po' non distratta, non lo so. Oh, mi sono fissata su non Goran, Kalega, oh, mi piace quello, che te devo dire? Allora, i nomi sono Gorad e non come dici tu, Gorad e Kalega con la K. Ma detto questo, adesso magari te li scrivo se hai bisogno, ti sei proprio innamorato di Kalega, ma sei già arrivata al finale di come va a finire? Poi me lo dici, eh? Cioè, non potevi dire Giacomo Federico Maria, no, no, vabbè. Sei unica. Oh, Dio ti benedica, guarda per come sei. Sei una grande donna. No, no. Vabbè, adesso mi riprendo un attimo. Volevo anche dirti che Iore, cioè il famigerato movimento, famigerato, il movimento importante di liberazione, I.O.R.E. vuol dire irradiamento organizzato, risorse energetiche. Se ti piace di più. Vabbè. Ma sti cazzi lo posso dire? Sti cazzi! Ma cosa hai mangiato a colazione stamattina? Oh, ma scusa, è un libro futurista oppure parallelo alla nostra, come mi hanno detto certi commentatori, che potrebbe essere su piani esistenziali paralleli, no? Praticamente questo mio amico che studia tutti questi fenomeni, tutte queste robe strane, non ti so spiegare, e tutte queste galassie, lui sostiene che praticamente ovviamente possono esserci degli altri pianeti nelle galassie, e in questo momento un organo potrebbe esistere con delle caratteristiche così, che è più avanti o indietro di noi, questo non si sa, è tutta una roba così, no? E quindi è un po' futurista. Vabbè, non dico niente, se no poi svelo. Ciao, ciao, ciao. Allora, quello che vede nel dischetto è Vadruen, giusto? È quello. No, guarda che se mi fai morire Yuri mi incazzo, eh. No, davvero, se nell'aereo c'era lui mi incazzo, Federica. Allora, devi sapere che mi sono persa per Organon. Sono mischiati tutti i personaggi, le voci, i bambini, non so che cavolo ho toccato, cosa ho fatto, mi si è mischiato tutto, ho dovuto ricominciare il lavoro da capo. Mi veniva da piangere. Va bene, non importa, sono una cogliona. Com'è il maestro di informatica? Com'è che si chiama? Aspetta che lo riascolto. Produe. Produe. Ciao. Ma non è che ti sei veramente persa per organo, sei diventata una Oganonia. Come si chiamano gli abitanti di Oganon? Non lo so, diciamo Oganonia. E con tutti questi bei personaggi, amica mia, mi spiace, che è successo? Ma dipende da me o cosa è successo? Sei innamorata? Che devo fare? Oh, ma povera.
Veramente il maestro di musica sarebbe anziano, mi spiace darti questa notizia, so che li vuoi tutti fighi bonaccioni, però lui sarebbe quello. Già, non ho detto niente l'altra volta perché era veramente molto bello, l'hai fatto questo maestro di musica. Fa come vuoi, intanto non è che guardano queste sottigliezze. Ok, lo sto facendo diventare vecchio, gli ho tagliato la testa. Vabbè, metto la testa di qualcun altro. Avevo fatto maestro di musica giovane, bello e figo, e avevo fatto anche la maestra del coordinamento, bella e figa. Ma poi il maestro è diventato vecchio perché effettivamente fai anche la voce da vecchio, quindi non stava nemmeno bene. Allora ho cambiato, no? Ho messo un'altra immagine. Però cosa succede? Che neanche la maestra non era più giovane, perché se sono coetanei, sono cresciuti insieme, quindi più o meno hanno la stessa età. Quindi ho dovuto cambiare anche lei. Ma cambiando ho spostato dei secondi, e mi si sono spostate tutte le altre foto che... Oh mio Dio! Però l'ho rimesso tutto a posto. Ma sei arrivata lì? Stai leggendo? Oh sì! Tu sei... Guarda, ti ringrazio perché di oggi ho cominciato a ridere con te, che mi sei troppo forte questi commenti. Dove sei arrivata? Testa di una testa! Sono arrivata dalla maestra per il coordinamento che sta guardando attraverso le vetrate. Sono arrivata là. Gianna? Ma dove le trovi sti nomi? Maestro di musica Gianna. Bah. È il mio forte trovare i nomi ai personaggi, non so da dove mi nascono così. Si vede che da qualche parte esistono. Comunque è bellissimo, sai che tutta questa roba qua io la voglio tenere perché botta e risposta con la mia regista cinematografica mi fa impazzire! Sono alle prese un po' con la maestra, cioè due maestre, e stavo cercando di capire cosa l'altra. Va bene, ciao ciao!